Salve a tutti, non ammazzati. Con estremo ritardo vorrei fare la trailer reaction di Odio l'estate, nuovo film di Aldo Giovanni Giacomo che uscirà a gennaio. Beh, giustamente, si odiano l'estate. Vediamolo insieme. Quella denunzia di Biase. Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario. Non siamo gli affittuari. Io. Cosa c'è di più dolce che una bella ragazza tutta assieme? Ma cos'è che succede? Quando fa caldo, laggiù non va. Ci sono solo due cose che possono salvarci: ordine e regole. Regole. Ridiamo, ridiamo. Ridevano anche i Maya e si sono estinti. Così. La scuola italiana è totalmente allo sbando, ma veramente non mi fanno studiare Massimo Ranieri. Secondo te come sono con mio figlio? Bisogna entrare nei giochi dei ragazzi. Gioca anche tu, partecipa. Giusto, hai ragione. Non ci posso credere! Sembra quasi un film serio. Facessimo Capodanno tutti insieme? Ma sei matto? Invitiamo anche lui. Ma questi qua a Capodanno buttano i piatti dalle finestre, sparano ai vicini, eh. Mi fai la mossa dell'uomo tigre. Devo spezzare un bacio. Sì, ma no, non si può fare un discorso, però. Sarà un'alimentazione. Sono stato un po' in silenzio perché appunto il trailer è stato molto corto, 2 minuti, e mi aspettavo magari più battute all'Aldo Giovanni e Giacomo, poi a un certo punto a metà del trailer è partita la musica di Bruno Risas, La Verità, che è comunque una canzone abbastanza malinconica, no? Di conseguenza su un film di Aldo Giovanni e Giacomo, estivo, comunque ambientato in estate, cioè ti fa quasi... Ti dà l'idea, se tu non sapessi chi siano Aldo, Giovanni e Giacomo, che sia uno di quei film italiani dove appunto si parla di figli, di rimpianti di gioventù, dove si cresce, no? C'è questo viaggio all'interno del film. E potrebbe anche essere, perché no, magari cambiano totalmente registro dopo l'ultimo Fuga da Reuma Park, che è stato più che un film, è stato diciamo una celebrazione dei loro 25 anni, però non l'avevano messo molto in chiaro, quindi chi si aspettava un film è rimasto profondamente deluso. Io me lo sono visto su Netflix e mi sono addormentato, comunque non era di certo la loro opera omnia per i 25 anni, quindi magari su questo film cambiano registro, tornano sì alle origini perché c'è il regista Massimo Vernier, però non mi sembra Tre uomini e una gamba. Poi magari mi sbaglierò. Può essere molto più maturo come film. Potrebbe piacerci proprio perché li potremmo vedere in veste di attori, più attori completi che, più che attori comici, però. Chi lo sa, chi lo sa. Non lo so. Diciamo che il trailer pensavo mi facesse più ridere. Invece, a parte, diciamo, il tormentone dai tempi di Mai dire gol, di Aldo Giovanni e Giacomo, di Aldo in particolare, del Non ci posso credere, di questo personaggio di Aldo che si evince subito che è un fan sfegatato di Massimo Ranieri, che molto probabilmente sarà presente nel film a questo punto. A parte Giovanni, che si vede che è il solito pignolo di Tre uomini e una gamba, e Giacomo che è un po' insicuro, che si confida con Giovanni, si vede un po' ancora diciamo, anzi più che mai si vede la battuta tra il settentrionale contro il meridionale, tipica di quando Giovanni stava solo con Aldo e facevano questo duetto di stereotipi nordisti e sudisti. Poi è arrivato Giacomo appunto per dare linfa nuova, qua invece sembra che ci sia appunto questa coalizione tra questi due del nord e questo personaggio di Aldo che è del sud, che si vedeva ogni tanto magari negli spettacoli teatrali, ma niente di che, qua invece sembra che accompagni parecchio un po' tutto il film, però vabbè, diciamo ci sta nella narrazione che due milanesi al mare
si trovino di più tra di loro che non con una persona appunto del sud, perché cioè, palese, ci sono usanze diverse, eccetera, eccetera. Qua dice, questi qua buttano giù, se ci troviamo a Capodanno anche con lui, buttano giù il frigo dalle finestre, si sparano, cioè, tipiche battute, no, da persona del nord abbastanza quadrata. Fa ridere, ma insomma, cioè fa ridere nella misura in cui sono amici, sapendo che si sono conosciuti in vacanza, perché è chiaro che si sono conosciuti in vacanza, fanno queste battute un po' un filino razziste, non lo so, però vabbè, nel complesso, francamente nel complesso spero di vedere un trailer un attimino più esteso che faccia capire un po' di più, o meglio, che faccia capire un po' di più il clima del film, perché la trama si è capita benissimo, il pretesto narrativo per metterli assieme si è capito benissimo. Vorrei capire che impronta avrà questo film, perché sembra appunto molto molto serio, cioè sembra una commedia, non sembra un film comico, una commedia quasi malinconica appunto, però potrei essere stato portato fuori strada dalla canzone di Bruno Rissas in sottofondo. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se il trailer vi è piaciuto, se vi aspettavate di meglio, se non aspettavate più un film di Aldo Giovanni Giacomo. Fatemi sapere, magari scrivete nei commenti la vostra citazione preferita di Aldo Giovanni Giacomo e vediamo la citazione che riceve più like, qual è, così, per curiosità. Poi magari chi vince più like verrà citato in un mio prossimo video, ok? Con questo è tutto, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.